Sì, buonasera anche da parte mia. Il mio intervento è soprattutto focalizzato a cercare di analizzare quello che sono state e quelle che saranno le dinamiche demografiche del Canton Ticino, partendo dai dati sia del Cantone che delle principali città che formano il nostro territorio. Devo dire come premessa che l'analisi di questi dati fa pensare a una tempesta perfetta, quindi in quanto è estremamente difficile in questo momento trovare degli indicatori demografici che marchino al positivo. Tutti gli indicatori sembrano che stiano comunque avendo un forte cambiamento rispetto al passato, un po' come se fossimo in una situazione che definiva Hans Rosling, che era uno dei principali esperti mondiali di demografia, quella sindrome dell'istinto della linea retta, quindi quella linea che la mia generazione ha conosciuto. Io sono nato nel 1966 e da allora tutta la demografia è sempre cresciuta in modo costante e tutti pensavano che questa costanza avesse potuto o sarebbe durata nel tempo. Penso che da noi in Ticino abbiamo magari anche perso un po' di vista quelli che sono i valori fondamentali della demografia, perché la demografia è retta innanzitutto da lavoro, il lavoro che crea l'arrivo di persone e crea il benessere. Quindi in Ticino magari abbiamo dato per scontato a demografia e benessere e ci siamo magari scordati della componente del lavoro, che in demografia è sempre la parte principale. Nella mia relazione parlerò quindi di questa un po' una retrospettiva del Canton Ticino dal punto di vista della popolazione, analizzerò le città e andremo a vedere un po' cosa dicono le statistiche federali e le previsioni. Vabbè, questo è un dato che ci accomuna in questo momento, abbiamo un calo demografico, non era mai successo dalla storia del Canton Ticino che ci fosse un calo demografico, questo dovuto principalmente, come dicono tutti gli esperti, al forte calo migratorio, come è stato detto in precedenza. Allora, vediamo cosa è successo dal punto di vista di questo grafico. Vedete i flussi internazionali che sono letteralmente crollati a seguito di due tendenze, quindi un flusso in arrivo nettamente ridotto e un flusso in partenza che è aumentato. L'altro flusso migratorio importante del cantone è quello intercantonale. Ho messo la bandiera svizzera per far capire che si tratta sostanzialmente di gente che va in altri cantoni, e qui vedete che a partire dal 2015 abbiamo costantemente una perdita verso altri cantoni che si situa tra gli 800 e i 1000 abitanti. Allora, qui la prima domanda che bisogna porsi è: come mai il Canton Ticino, che si è aperto alla Svizzera con Altransit, con il tunnel di base che ci porta a Zurigo in poco più di un'ora e mezza, proprio in quel frangente non è stato capace di recuperare questa perdita di demografia verso la Svizzera interna? E se guardate la tabella, quella tabellina in basso a destra indica semplicemente che, se guardiamo il 2019, vediamo che chi determina questa tendenza al ribasso del flusso migratorio intercantonale sono proprio i giovani. Quindi i giovani nel 2019 abbiamo perso 600 giovani che sono andati in Svizzera interna a risiedere in modo permanente, perché di questo si parla. Quindi la tendenza è quella di perdere residenti verso l'esterno, quindi non arrivano più, diciamo così, stranieri o da altre nazioni in Svizzera, e abbiamo la tendenza purtroppo di perdere della popolazione verso la Svizzera interna. Questi due fenomeni, evidentemente cumulati, creano quello che abbiamo visto prima, quindi l'abbattimento, lo crollo della popolazione. Se cumuliamo questi due saldi, vedete che è ancora più evidente: passiamo da oltre 5.000 a una perdita di 700 abitanti nel cumulo dei due saldi, quindi intercantonale più intercomunale. E vedete che nel 2017 c'è proprio questa tendenza, questa inversione degli arrivi e delle partenze, che, ahimè, ha determinato questa inversione di tendenza che crea, appunto, in modo preponderante, determina l'andamento della popolazione del Canton Ticino. La prossima slide è molto interessante e devo dire che è quella che mi ha stupito maggiormente. Abbiamo, con i miei colleghi che si occupano di dati, estrapolato quello che sono gli arrivi e le partenze da e per l'Italia. Quindi abbiamo preso dal 2011 tutti i residenti che dalla Svizzera si sono spostati all'Italia, rispettivamente dall'Italia si sono spostati in Svizzera. E qui vedete che
Il Canton Ticino, a grande sorpresa, per questo è veramente un dato che dovrebbe far riflettere anche la nostra classe politica, abbiamo perso 171 abitanti verso l'Italia. Quindi da paese dove noi diciamo così, accoglievamo gli italiani, adesso sono gli italiani a accogliere gli svizzeri. E anche lì, se guardate la composizione di questo 171, è veramente curioso, per nazionalità in basso a destra vedete che sono stati ben, il saldo delle partenze sono stati ben di 500 svizzeri contro 285 svizzeri che sono arrivati dall'Italia. Vuol dire che sono gli svizzeri che hanno determinato questo calo verso l'Italia a misura di 295 persone. Quindi ci sono state 300 persone che si sono spostate in Italia. Questo penso che nella storia del Canton Ticino non sia mai successo, penso dalla storia del Canton Ticino. Questo dovrebbe fare molto riflettere, perché è stata sempre l'Italia a determinare in modo preponderante il flusso migratorio del Canton Ticino. Quindi se proprio anche dall'Italia c'è questo blocco, deve, secondo me, essere guardato con molta attenzione. Ci si potrebbe evidentemente chiedere il perché di queste situazioni e il perché siamo arrivati a questo punto. Ecco, io penso che questa tendenza è una tendenza che nessuno poteva prevedere, magari eravamo abituati anche troppo bene negli anni 2013-14, flussi determinati anche da cambiamenti fiscali con l'Italia, soprattutto a seguito della cosiddetta voluntary disclosure, che ha portato molti capitali anche a seguito della Weisgeldstrategie della Svizzera ad essere dichiarati, quindi magari gli italiani sono venuti meno per quel motivo lì. Però ciò detto, è un dato che deve fare veramente riflettere. Tra l'altro il cumulo di queste partenze verso l'Italia dall'apice che era nel 2016 al 2019 è di circa 13.000 abitanti, quindi vuol dire che da quando arrivavano più o meno 4.000 abitanti dall'Italia in Ticino, questo cumulato fino al 2019 vuol dire che ne abbiamo persi, secondo quella statistica, quasi 13.000 unità. E questo è un dato che ricorderò dopo proprio nelle previsioni, che secondo me ha anche falsato molto, o comunque ha fatto sbagliare le previsioni da parte dell'Ufficio Federale di Statistica. La natalità, vabbè, anche qui purtroppo la tendenza, questa penso che nessuno possa intervenire, almeno nel corto termine, abbiamo un saldo naturale che diventa sempre più negativo, qui sono molti fattori, quel puntino rappresenta il dato che ho letto proprio questa mattina, è arrivato la newsletter dell'Ufficio Federale di Statistica, che indica che siamo già a meno 850 in questo momento, e se accumuliamo gli ultimi mesi dell'anno vuol dire che arriveremo a meno 1000 di movimento naturale. Quindi noi dobbiamo capire che siamo in una situazione dove perdiamo a livello di saldi internazionali che siamo a zero, perdiamo a livello quasi 800.000 persone a livello di saldo intercantonale, e stiamo perdendo il saldo naturale di 1000 abitanti all'anno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non invertiamo il trend, la popolazione non diminuirà più di 1800 persone, ma rischia di diminuire di 2-3.000 persone. Questo, a mio modo di vedere, è un trend che è molto, molto negativo, e potrebbe ulteriormente peggiorarsi. Tra l'altro, dicevo prima, sono nato nel 66, ma non per dirlo a tutti perché non è un vanto, ma sono andato a vedere le nascite e i morti nel 1966, bene, noi avevamo 4.000 nascite contro 2.400 morti nel 1966, quindi un saldo di 1.600 nuovi abitanti, piccoli bambini e bambine che arrivavano nel Canton Ticino come saldo netto, quindi, e la popolazione era 200.000 quando sono nato. Quindi questo la dice lunga sulla grandezza di questa portata, dove evidentemente i motivi sono molti, da cominciare evidentemente all'emancipazione delle donne che fanno meno figli, questo è un dato evidentemente che è indiscutibile e non è assolutamente una critica, ma c'è anche un tipo di società che difficilmente riuscirà a avere il cosiddetto ricambio generazionale, perché questo vorrebbe dire fare 2.1 figli a donna in età di gravidanza, quindi è una cosa che non riusciremo mai più a fare. Quindi per risolvere questo problema per forza dobbiamo affidarci a quello che saranno le immigrazioni dall'estero. È inutile nascondere, ma questo è lo scenario che ci aspetta. Ancora una considerazione magari su quello che dicevo prima sul saldo naturale, ci si chiede perché dall'Italia non sono più arrivati i cittadini. Allora lì io mi sono fatto un po' una lista che evidentemente non è assolutamente scientifica, ma innanzitutto ho pensato che noi abbiamo un costo della vita magari diventato eccessivo. Se
guardiamo le province di Como e Varese, per esempio a livello di prezzi immobiliari sono nettamente al di sotto della metà dei nostri, quindi vivere in Italia è sicuramente meno caro anche dal punto di vista cassa malati e non solo dell'affitto. Abbiamo molti pensionati stranieri che vivono in Svizzera, penso in particolare a determinate comunità come i portoghesi, che con la pensione, quindi stanno invecchiando, la popolazione invecchia, con la pensione rientrano nel paese d'origine, quindi c'è una cosiddetta patria strategica, come diceva recentemente il professor Ratti, che gioca un effetto di attrazione verso queste persone. E d'altra parte l'AVS, mi sembra che in questo momento paghiamo più del 15% della AVS a cittadini che beneficiano dell'AVS che risiedono in altri paesi, non in Svizzera. Quindi questo sarebbe un elemento da considerare. L'ultimo, che io non sottovaluterei, è comunque questa pratica del Dipartimento delle Istituzioni in merito ai permessi. Se ne è parlato molto, io vi posso assicurare che questa pratica è vergognosa. Stiamo facendo tutto il possibile per non far arrivare gli italiani, stiamo ostacolando i permessi, il rilascio dei permessi di soggiorno, al quale avremo bisogno come il pane. E io direi, aggiungerei anche che c'è quasi un rigetto dello straniero. Guardiamo cosa succede a Lugano a livello di commissione sulle naturalizzazioni, tutte queste cose oggi girano sui social, le affermazioni dei presidenti dei governi cinesi girano sui social, quanto detto recentemente sicuramente non fa piacere agli italiani in quanto senso di accoglienza, direi, però questo è un aspetto che evidentemente riguarda più un aspetto di feeling piuttosto che scientifico. Ecco, io mi chiedo anche se tutto questo era prevedibile, cioè se la politica poteva prevedere questo, e soprattutto la domanda susseguente è: ma può la politica oggi non chinarsi su questo problema? Noi sappiamo che questa tendenza, e lo vedremo dopo, è anche una tendenza che esiste in Italia. Vediamo anche i disastri che ha fatto in Italia questo, perché l'Italia perde più di 200.000 abitanti all'anno ed è un paese come il Canton Ticino che perde abitanti. Se guardiamo le città, una veloce carrellata anche qui per capire come stanno comportando le città, beh, Lugano perde 570 abitanti nel 2019, ha perso 570 abitanti, è tornata la popolazione del 2013, lo vedete dal grafico, anche questo non è un bel segnale. Questa curva demografica tra l'altro rispecchia esattamente l'andamento del cantone, quindi la città di Lugano è quella che è responsabile, diciamo così, nella misura quasi di un terzo della perdita di popolazione del Canton Ticino, quindi c'è una forte dipendenza, e questo saldo è dominato anche a Lugano dal saldo internazionale che è crollato, e vedete anche sotto dall'apertura di questo saldo naturale che si sta aprendo, questa freccia che si sta aprendo verso tra morti e nati vivi, che sta deteriorando il saldo naturale. Quindi Lugano, diciamo che oltre che non attrarre da altri comuni, anzi perde verso altri comuni, ha questo saldo naturale che diventa sempre più negativo. Bellinzona, l'ha detto chi mi ha preceduto, è la sola città che non è diminuita in termini di popolazione negli ultimi anni e che è continuata a crescere. Abbiamo dei saldi anche qui internazionali che sono crollati ma sono positivi, abbiamo dei saldi intercantonali che sono ancora positivi, e anche qui con molta un po' di stupore devo dire che Bellinzona, da quando c'è stata l'apertura del tunnel di base del San Gotardo, di Altransit sostanzialmente, non ha recuperato in termini di saldo migratorio intercantonale. Quindi l'effetto Altransit a Bellinzona non c'è stato. Ci sono stati altri effetti, secondo me più determinati dall'effetto della galleria di Montecenere, come diceva bene Torricelli prima, cioè quello è un tema che secondo me ha sicuramente influenzato positivamente la popolazione di Bellinzona. Il saldo naturale a Bellinzona, vedete che è uno dei pochi, anzi con Locarno l'unico comune dove c'è una natalità che stiamo arrivando a zero, però vedete che le due curve non si stanno allargando come a Lugano. La popolazione di Locarno, anche qui c'è stato un leggero calo della popolazione che però stanno recuperando e Locarno sicuramente ha un, lo vedremo dopo sul mercato immobiliare, comunque la situazione non è, secondo me Locarno ha una situazione molto interessante dal punto di vista immobiliare, vedremo dopo perché perde comunque rispetto alla sua area limitrofa e perde anche a livello, un pochettino a livello intercantonale, quindi vedete che comunque Locarno questa curva che nei saldi migratori recupera, e purtroppo anche a Locarno abbiamo una
un gap tra nascite e decessi che come saldo naturale sta leggermente, perché vedete i dati sono quelli a destra, leggermente diminuendo, comunque andando verso una fase un po' negativa, ma non così in modo preoccupante. Se cumuliamo tutto questo nelle città, vedete che i saldi migratori internazionali e cantonali, che per le tre città prese nel loro insieme, che ho preso solo l'alta parte delle città, quindi il triangolo di Alptransit, perché questo era un po' il tema, vedete comunque che tutte le città creano questo trend al ribasso dei flussi migratori, e vedete la parte sotto è la capacità delle città, quindi Lugano, Bellinzona, Locarno, di attrarre dei cittadini da altri comuni limitrofi. E qui vedete Locarno-Bellinzona che sono abbastanza su una stessa graduatoria, Bellinzona in particolare, che riesce a trarre da altri comuni verso la capitale. Questo è dovuto anche però al fatto che Bellinzona nel distretto fa già una, con l'aggregazione si è espansa notevolmente anche in termini proprio di metri quadrati, oserei dire, aggregando questi 17 comuni in tutta l'area, mentre Locarno perde un po' ma sta recuperando, mentre Lugano, vedete, perde nei confronti quasi 300-400 abitanti ogni anno nei confronti della periferia. Però sappiamo che la periferia di Lugano significa anche Paradiso, dove hanno costruito molto, significa Massagno, quindi è un dato però anche questo direi leggermente negativo. Quello che si diceva chi mi ha preceduto, se guardiamo le fasce d'età per le tre città che abbiamo guardato, tra i 20 e i 39 anni, quindi quella fascia produttiva, quella fascia che una volta che si è stabilita, come diceva chi mi ha preceduto, difficilmente poi cambia repentinamente la propria residenza, anche se è la fascia che si sposta di più. Però vedete, le tre città hanno dei saldi internazionali negativi, quindi non positivi, quindi attirano un pochettino, e dal punto di vista invece intercantonale le tre città perdono la fascia giovanile 20-39 anni verso oltre Gottardo. Addirittura Lugano perde a beneficio degli altri comuni più di tre volte gli abitanti guadagnati in altre nazioni, quindi Lugano guadagna 30 nel saldo internazionale e perde 160 a livello di saldo intercantonale. Ecco, vado verso la conclusione. Sono andato a vedere un po' le previsioni, perché uno potrebbe dire vabbè, magari questa è una fase passeggera, magari passerà questa situazione di disagio, diciamo così, demografico. Queste sono le previsioni svizzere: la Svizzera cresce, la Svizzera riesce a evidentemente invecchia, ha comunque una popolazione giovane che cresce ancora, quindi vedete dai 19 con meno 19 anni comunque cresce di 282.000 giovani nell'arco lo scenario qui è 2020-2050. Il rapporto di dipendenza tra chi lavora e popolazione attiva e la popolazione sopra i 65 anni si avvicina presto a due lavoratori per un pensionato, anche questo dovrebbe far riflettere in questo caso anche la Svizzera. Però tutto sommato è uno scenario dove le città crescono, soprattutto Zurigo, Ginevra, queste città crescono di ben il 25%. Ecco, questo se passiamo al Canton Ticino, lo scenario io direi è semplicemente catastrofico, nel senso che noi nella migliore delle ipotesi, se scenario di riferimento nei prossimi 30 anni perdiamo 18.000 abitanti, se va male lo scenario basso sono 48.000 abitanti meno, e se va 13.000 è lo scenario basso, e lo scenario di perdita massima sono 48.000 abitanti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se va bene nei prossimi 30 anni perdiamo una città come Locarno, se va male perdiamo una città come Bellinzona. Queste sono le proiezioni dell'Ufficio Federale di Statistica emesse date a febbraio di quest'anno. È una previsione, non bisogna sicuramente essere allarmisti, però questa previsione ci indica ancora una volta l'attuale tendenza ad un invecchiamento molto marcato nel Canton Ticino. Sappiate che il Canton Ticino è il luogo con l'Italia e il Giappone dove l'aspettativa di vita alla nascita è il più elevato, quindi c'è un invecchiamento della popolazione molto marcato, e soprattutto vedete che la fascia di giovani è in calo,
perdiamo il 10% dei giovani rispetto al numero assoluto del 63, andiamo a 56.000, e la popolazione cosiddetta potenzialmente attiva, non lavorativa, ma potenzialmente attiva, diminuisce di 42.000 persone. Questo vuol dire che noi per forza, questo dato è quello che conferma, che noi per forza dovremmo andare ad attingere al mercato del lavoro estero per poter far girare la nostra economia, ammesso che non ci sia dei cambiamenti nella digitalizzazione tale per cui la forza lavoro si riduca di questi termini. Quello che vediamo, la proiezione, anche qui è un dato che abbiamo ricostruito un po' questo grafico, dal 1850 vedete la crescita costante, arriva la proiezione per il 2050 e nel 2050 torniamo indietro alla popolazione del 2010. Questo è lo scenario, ripeto, di riferimento. Quindi penso che questo avvenga senza conseguenze economiche e sociali è semplicemente irrealistico, cioè è irresponsabile, nel senso che sicuramente ci saranno delle conseguenze, pensiamo solo ai piani pensionistici, pensiamo solo alle difficoltà che ci saranno anche a livello di giovani popolazioni per cercare di generare una certa vitalità nella società, di creare delle città che siano minimamente dinamiche e con ancora alcuni giovani in giro. La proporzione è questa, anche qui purtroppo la struttura della popolazione, come dicevo prima, peggiora nettamente, nel senso che sempre più anziani, sempre meno gente lavorativa e sempre meno giovani. Questo è il trend che ci aspetta nei prossimi anni. E se guardate questo grafico è ancora più eloquente con i riferimenti che ho messo prima sulla popolazione attiva, la popolazione anziana che aumenta e i giovani che diminuiscono. Quindi si vede molto bene il trend dei prossimi anni. Ecco, la domanda che anche qui che ci dobbiamo porre, arrivo verso la conclusione, è questa: è che come mai la Svizzera, che ha sempre beneficiato di questo modello svizzero, è l'unico cantone che va contro tendenza a livello svizzero con i grigioni? Allora mi sono chiesto, ma questa stabilità finanziaria, economica, politica non ha giocato nessun ruolo? E rispettivamente è un effetto transfrontaliero? Direi no, perché Basilea e Ginevra crescono, allora è un effetto dovuto alla frontiera con l'Italia, sì, perché l'Italia diminuisce la propria popolazione, quindi potrebbe esserci qualcosa di questo tipo. E soprattutto questa perdita di 40.000 persone nei prossimi anni, rassicuriamoci, noi avremo bisogno di lavoratori stranieri che lavoreranno in Svizzera e aggiungo possibilmente anche che facciano dei figli, perché questo è il problema che abbiamo in Ticino. L'altra considerazione è sul mercato immobiliare. Io vedrei molto bene in un futuro anche un mercato immobiliare transfrontaliero, nel senso che oggi dobbiamo assolutamente cercare di mettere in atto quelle politiche che permettano ai frontalieri di risiedere in Ticino, perché così, l'abbiamo detto prima, l'ha detto chi vi ha preceduto, le autostrade sono intasate, diventeranno sempre più intasate, quindi dobbiamo assolutamente pensare di scongiurare questo intasamento di autostrade e anche cercare di aiutare magari quei settori come la sanità, l'abbiamo visto, a 4.000, per esempio 4.000 frontalieri che operano nel sociale, che potremmo evidentemente accogliere a braccia aperte nel nostro cantone, e questo farebbe bene anche per decongestionare un po' il traffico. Guardate, quest'ultimo grafico è la previsione che era stata fatta nel 2016 dall'Ufficio federale, quindi vedete che loro prevedevano un aumento su tutta la linea, e qui ritroviamo quel numero che avevo detto prima, 13.000. Questo è l'errore che è stato fatto dal 2016 al 2019. L'Ufficio federale di statistica ha, diciamo così, nel scenario di riferimento ha previsto 13.684 abitanti in più che non ci sono, e guarda caso è la stessa cifra che abbiamo visto prima degli abitanti che sono andati cumulati in Italia, che non sono arrivati dall'Italia rispetto ai picchi del 2016. Queste sono le previsioni messe a confronto, quindi la prima previsione nel 2016 fino al 2040, e sotto quella nuova di febbraio vedete che i scenari sono decisamente diversi, quindi prima si pensava di andare fino a 420.000 abitanti nel 2040, qui se va bene arriveremo alla stessa popolazione o poco di più nel 2050. Quindi queste sono tendenze che secondo me fanno capire come sono stati colti tutti impreparati fronte a questo shock demografico, e in primis anche l'Ufficio federale della statistica. L'ultima considerazione, qui vado veramente veloce, sul mercato immobiliare. È sempre difficile fare delle considerazioni demografia, unità abitative, noi sappiamo
che in Ticino un'unità abitativa è abitata da 2,1 persone, ecco che questo ci facilita un po' l'analisi, però come dico non è facile. Quello che è sicuro è che in una demografia in decrescita, presto o tardi avremo l'effetto di sostituzione, vuol dire che tutte le nuove palazzine saranno affittate, le vecchie non saranno più affittate, quindi ci saranno magari in certe zone del cantone delle palazzine non sfitte, soprattutto quelle più vecchie, quindi anche qui io penso che ci sarà un grosso lavoro da fare a livello di risanamento, magari anche ambientale, di queste palazzine, e francamente non penso sia un male se alcuni proprietari dovessero finalmente rimettere mano a degli stabili che sono completamente fuori onda in questo momento, con dei livelli di manutenzione assurdi, oserei dire. Evidentemente lo sfitto delle nostre città peggiorerà, soprattutto qui vedete Lugano, qui abbiamo intrecciato quello che è la diminuzione della popolazione, la linea blu, con l'aumento delle unità abitative. Prendiamo il dato 2019, che è il più semplice: Lugano perde 570 abitanti, vorrebbe dire che dovrebbe avere 231 unità abitative in meno, secondo il calcolo di 2,1 per unità abitanti per unità abitative. Invece le unità abitative sono cresciute, quindi quando queste due linee, quelle delle unità abitative e della popolazione, si staccano, si aprono, evidentemente lo sfitto aumenta. Vedete quello che è successo già a giugno di quest'anno, che è passato ad oltre 3%. Vedete Bellinzona, le due righe si allargano ulteriormente, quindi abbiamo 570 nuove unità abitative nel 2019, con un aumento di popolazione di poco più di 50 o 60 abitanti nel 2019. Quindi questo anche qui un forte aumento degli sfitti su Bellinzona. Locarno invece vedete che controtendenza ha un aumento delle abitazioni che diminuisce e una popolazione che si sta in qualche modo sta recuperando. Quindi i due vettori di aumento abitazioni e aumento popolazioni stanno riunendo, quindi io penso che Locarno dall'anno prossimo non dovrebbe più aumentare il tasso di sfitto su queste abitazioni. Ecco, io ho cercato magari con un po' inondandovi di questi dati di darvi un po' una visione di quello che è la demografia Canton Ticino. Ripeto, non bisogna essere troppo allarmisti su questi fatti, però i dati dimostrano che siamo di fronte a una situazione mai conosciuta prima e quindi vanno presi sul serio, secondo me, sia dall'autorità politica ma anche dagli operatori economici sul territorio. Vi ringrazio.